Riapriamo oggi dopo tanto tempo, siamo fiduciosi e speriamo di lasciarci presto questo periodo alle spalle. Pietro Brocchi, gestore dello storico Caffè dei Costanti, il bar che ad Arezzo ha fatto da sfondo alla Vita è Bella, ci racconta come ha deciso di tirare di nuovo su la serranda del suo locale. Il bar conta molto sulla presenza di turisti nella centralissima piazza San Francesco, dove si affaccia anche la Cappella Bacci, ma per adesso non ce ne sono. Noi siamo rimasti chiusi in questo periodo, continua Brocchi, perché il nostro locale è grande e non può riaprire con uno o due dipendenti minimo, siamo sempre in cinque a lavorare. Oggi riapriamo con la speranza che vada tutto bene, che regga il tempo e che prima o poi tornino i turisti. Mentre parla con noi viene interrotto proprio da un cliente che si complimenta per la riapertura. Il Caffè dei Costanti per gli aretini e le stanze è indubbiamente un punto di riferimento per la movida della città. Di certo le restrizioni attuali che riguardano i pubblici esercizi non aiutano ad una ripresa vera e propria. Riapriamo, dice ancora Brocchi, con tutti i nostri servizi anche migliorati, ma possiamo accogliere soltanto all'esterno circa 40 persone. Anche il mantenimento dell'orario del coprifuoco non trova d'accordo Brocchi. Un'ora in più, commenta, ci avrebbe consentito di lavorare meglio sia a noi che soprattutto ai ristoranti.